Sì, con Roberta Bianconi, insomma, una grande vittoria, 17-7 almeno nel risultato. Adesso arriva una semifinale, questo è il tuo settimo mondiale. Che mondiale è fino adesso? Non avevo ancora fatto il calcolo, onestamente non ci avevo ancora pensato che era il settimo, sono tanti effettivamente. E, no, è stato un bel mondiale, abbiamo avuto probabilmente le prime partite più difficili e le seconde un po' più semplici, ma non dobbiamo comunque permettere a queste partite più semplici di deconcentrarci o di farci partire per le semifinali un po' più scariche, ecco. Adesso arriva la Spagna oppure insomma, gli Stati Uniti, sarà una partita comunque sia affascinante. Sì, sono partite che vogliamo giocare, cioè che viviamo per giocarci queste partite, volevamo arrivare qua, non abbiamo ancora fatto nulla e credo che siamo pronte. L'intenzione è anche quello che Carlo continua a ripeterci, è di non mollare la testa, anche se incontriamo squadre come quelle di oggi, non dobbiamo mai pensare a scaricarci. Fino alla fine lui chiedeva comunque di spingere perché è tutta preparazione mentale e quindi noi ci stiamo preparando per le semifinali. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.